missione compiuta per i Knights che vincono ad Alba e conquistano il quarto posto alla fine della stagione regolare. La vittoria non è stata però di certo facile. Legnano inserisce Tommaso Bianchi in ottica playoff, mentre Langhero Hero non è al completo, ma in cerca di un buon piazzamento per la post-season. La 3G inizia molto bene e, alternando il tiro da fuori e da sotto, arriva al 15-25 del nono minuto, grazie alle triple di Marino e Fattori, dopo una prima parte del quarto in assoluto equilibrio, primo quarto che poi si chiuderà sul 17-25. All'inizio della seconda frazione, Legnano tocca anche il massimo vantaggio sul più 12 del 18-30 con la tripla di Casini, ma poi subisce piccoli parziali creati dai canestri di Prunotto, Antonietti e Cravero, che permettono ai piemontesi di avvicinarsi e poi di agganciare il 35 pari a metà partita con il canestro di Danna. La ripresa è favorevole ad Alba, che allunga sul più 6 con Perez, ma poi subisce il rientro dei Knights, che viene coronato con il nuovo sorpasso sul 49-50 con il primo canestro di Tommaso Bianchi in maglia Knights, con la frazione che poi si chiuderà sul 52 pari. La seconda tripla di Bianchi è il più 3 per Legnano, ma quello che potrebbe essere il canestro del KO è solo uno dei tanti cambi di leadership che ci sono all'interno del quarto periodo. Legnano raggiunge in più occasioni il più 4 con i canestri di Terenzi, ma le langhe non mollano e, anche al 38esimo quando il 99 dei Knights mette il 63-68, non è ancora finita. Perez segna 4 punti per il meno 1 e negli ultimi possessi è solo il sangue freddo di Terenzi dalla lunetta a portare la sicurezza della vittoria e del quarto posto in griglia playoff con il punteggio di 67-71. Una gara molto combattuta e per nulla scontata, che ha visto vincere i Knights che ora inizieranno il loro cammino nella post-season contro Bergamo, mentre per Alba ci sarà la sfida con la Juve Cremona.